Medic! Trauma kit! Trauma kit! No, non posso sparare! Però mi posso per sotto tutti ammazzarmi! Ciao e bentornati a amici, oggi siamo tornati su Foxhole e continuiamo la nostra guerra. Stiamo per andare al fronte, ma abbiamo dei problemi veramente gravi. Non abbiamo armi, infatti la nostra fazione sta perdendo di brutto. Non hanno fatto un granché, non abbiamo armi a parte la pistola. Cioè in realtà abbiamo anche il resto, non hanno fatto le munizioni, quindi ci troviamo un po' male. E non solo, non abbiamo neanche generi di prima necessità come la benzina. Adesso ne sono andato a recuperare un pochino qui vicino. C'era un campo per la raccolta del petrolio, ho recuperato un po' di benzina. Dove cazzo è un gate? Qui voglio entrare, non mi fate fare tutto il giro. Ci metto la vita, fa tutto il giro. C'ho lo zaino pesante io. Poi oltretutto è notte, non vedo un cazzo. Ci potrebbe essere un nemico qui. Oh no, ok, no, non c'era. Però ci potrebbe essere. Allora, sono riuscito a fottermi una moto. In realtà me lo costruì, guardate qui dentro. Questo è il capanno per quella costruzione dei mezzi. Me lo costruì, un paio di MG. Quello, praticamente la mitraglietta, quella pesante. Quella come c'avevo l'altra volta. Però praticamente con tutta la copertura, quella con le ruote, che si porta in giro in due. Però quello bisogna essere in due, perché uno lo porta e quell'altro spara. Quindi per il momento non lo posso fare, perché non sono, cioè sono da solo, di conseguenza non saprei dove portarla. Quindi mi limito a requisire sta moto, che non so di chi è, l'ho trovata qui. Inventario è locato. Lo so, chiusa io. Inventario, ecco, ho 24 di benzina. Se la famo basta. Ce la mettiamo tutta. Ok, perfetto. Adesso ci potremmo spostare verso il fronte. Non so se mi conviene andare verso il fronte qui. Quindi qui ci dovrebbero essere i miei che combattono. Oppure spostarmi verso il fronte alto. Quindi verso quest'altro fronte, verso destra. E cercare se nella parte questa qui sopra, negli outpost questi qui sopra, ci sono più armi e più cose fatte. Sentite, io adesso prendo la strada e arrivo su. Poi vediamo, eh. Ok, tanto con la moto dovrei fare abbastanza presto. Sperando sempre che non mi finisce la benzina, perché non ce n'abbiamo altra. Quindi quella che c'è è perché non sono riuscito a recuperarla. Dopodiché che c'è un fiume qui vicino, c'è quasi. Ecco qua, infatti il ponte, sentivo il rumore. Ok, abbiamo trovato i nostri con un carro armato. Grandissimi. Andate verso la battaglia. Sì, no, non ci vengo io, adesso non c'ho l'armi. Non mi rompete. Non mi rompete con io. C'hai bisogno delle munizioni per il tank, non te ci posso fare niente. Ok, questa è libera. Fermi. No, dai, vedete. Allora, questa è libera, ma come vi dicevo, abbiamo bisogno di un'altra persona per poterla utilizzare. Perché se no questa si poteva pure prendere, saremo in due. Perché ce l'ho solo io sto gioco? C'è pure quella col cannone. Che bellissima. Allora, qui abbiamo un sacco di materiali. Perfetto. Qui ci hanno messo pure le armi. Allora, sentite, io adesso mi prendo il blueprint e mi faccio un carro armato. Ok, eccolo qua. Lo posso cominciare a costruire. Bam, vai, cominciamo. Allora ragazzi, ci vorrà parecchio, perché vedete ogni martellata, perché logicamente possono dare una mano anche gli altri. In questo momento lo sto costruendo solo, quindi ci metterò veramente un pochino. Ma il problema grosso non sarà poi alla fine aver costruito il carro armato, ma sarà rimediare i colpi, perché non so se noi ce l'abbiamo in magazzino. Quindi sarà quello un po' il problema. Attenti, bisogna andare a fare, ma piano piano faremo tutto, raga. Ok raga, c'è il carro armato, ma c'è un problema grosso. Il fatto che non ci abbiamo praticamente i proiettili. E la nostra fazione al momento non ha polvere da sparo, quindi non li posso neanche creare. Questo è un problema abbastanza grave. Però vabbè, io siccome me ne fotto adesso e voglio andare a fare un po' di casino col carro armato, sto andando al fronte anche senza proiettili. Qualcuno riuscirò più a sotto, insomma, oddio, è un po' lentino. Però vediamo che riusciamo a fare. Perlomeno provo a dare supporto ai ragazzi al fronte. Intanto però passiamo, visto che stiamo a passare qui da ste zone, vediamo se qui si riesce a rimediare un po' di polvere da sparo. Perché io ci provo sempre, ogni zona che passo la controllo per vedere se ci hanno poi altre cose. Oh, ma che si fa così? Ma mica si guida al contrario, imbecille. Ma pensa poi, comunque guarda qui proprio, la gente non sa guidare, raga, non sa guidare. Guarda qui le torrette ci hanno piazzato. Si vede che siamo vicino al fronte, raga. Dovrebbe essere vita certa, hanno chiuso tutti i gate, hanno chiuso. Che palle. Vai. Piano piano tocca aprirli tutti. Ma quanti cazzo. Sembra se l'apro uno si richiude. Apri questo. Questo devi aprire. Oh. Rimanete aperti. Un mencula se entrano i nemici. In teoria non dovrebbero entrare, perché c'è gente a controllare e poi ci dovrebbe essere qualcuno che li richiude. Ma quanti cazzo so.
Ma che vi piacciono i cancelli, raga? Ok, li dovremmo aver aperti tutti, Che volpe. Cosa fa? Mo incastra, sì, incastrami, sì. Ma vaffanculo e va avanti. Madonna, che palle. Che vuol fare questo adesso? Non vedete che non si passa? Oh, adesso o passo così o ti incule, guarda. Ok, questo però mi ha portato. Non ho capito un cazzo di quello. C'è la guerra, non capisco quello che dici. Ok, devo coprire gli altri. Devo coprire l'avanzata degli altri. Non mi preoccupate. Medic, trauma kit, trauma kit. Non posso sparare. Però mi posso per sotto tutti passarmi. Raga, questo è il fronte, questi sono i nemici. E noi li prenderemo sotto tutti. Per la libertà, per l'America, per la vita. Cazzo! Crepa! Ricavo, mi spara però! E dai, ho messo una vita per sparare! Però l'abbiamo ammazzato in botta! Raga, l'unica cosa che ho rimediato è stato praticamente fucile a pompa, ma non fermeranno la mia voglia di combattere. Ok, forse sì, forse per... Oddio, ragazzi, se la lascio ferma in mezzo a sto ponte mi ammazzano. Vabbè, non c'ho più benzina, mi dispiace. Dovrò andare a piedi. Hanno fermato la mia voglia di combattere. Ok, ragazzi, siamo di nuovo al forte. Siamo di nuovo al forte, raga. Devo trovare un punto di riposo. Che casino. Ricarichiamo l'MG. Ricaricala però, non ci mette una vita, già è lenta. Ok, oddio, guarda quanto è lenta. Voglio quella postazione. Ok, ci sono anche altri dei miei dentro. Non riesco a entrare pure io. Perfetto. MG. Ok, riesco a fare un controllo del fronte perlomeno. Il problema è che da qui si vede proprio, cioè non scappano fuori loro. Vado. Stanno a tirare dei mortaio. Non è una bella posizione questa, raga. Fatta, non può uscire. Oddio, sono scopertissimo, raga. Se riesco a arrivare in quei sacchi di sabbia potrei fare qualcosa. Dai, 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 metti pistola. Sacchi di sabbia. Giù. Vai, piazzala. No. Vai, piazzala. No. Medico! Dai, te l'avevo su bastardo, mi hanno lasciato morire, bastardi! Mi hanno chiappato mentre la piazzavo. In realtà sarebbe speciale riuscire a flancarli da dietro, raga. Sono troppi cecchini in questa linea. Poi manco li vedo. Eccoli! Il problema è che non li... Aia! No, sporco cecchino. Ok, questa sta zona, raga, non è utilizzabile per passare. Vediamo se riesco perlomeno a chiudere il gate. Ok, non si può chiudere, però questo sì. No, anche questo, ok, dobbiamo far giro dall'altra parte. Raga, guardate che figata, guarda adesso. Questo è quello che vi dicevo prima. Che uno guida e dice praticamente dove deve sparare e l'altro spara. Quindi uno fa da vedetta e l'altro spara. Intanto gli danno d'artiglieria pesante, gli danno. È una figata assurda sto gioco. Devo imparare per bene a fare il medico, perché voglio cominciare a fare il medico nel gioco, ma ancora non ho capito bene come. Sì, state protetti della Madonna, che ci ho. Ah, ok, mi stanno a curare. Perfetto. Allora, raga, fucile e carico, ci proviamo, eh.
Assalta la baionetta. Assalta la baionetta. Oh, e dai, cazzo. Dai, mi ha laggato. E levati dai coglioni. E dai, cazzo. Non mi faceva sparare perché c'ho quello davanti, dicevo. Che coglioni. Avevo fatto l'assalto alla baionetta, era fantastico. Ragazzi, arriva la notte, con la notte si abbassa anche un po' la visuale, quindi la lunghezza d'onda, la lunghezza di visuale che possiamo vedere i nemici. Vorrei riprovare. Ah, cazzo, vorrei riprovare l'attacco con baionetta, ma non so se riesco. Ma vaffanculo bastardo, crepa. Cazzo, oddio, c'hanno un carro armato. Nascondi. Medico! Dai! Ha schiappato, però penso di aver ammazzato un paio. Penso di aver ammazzato. Oddio, carro armato contro carro armato, voglio vedere. Vediamo che riesce a fare il nostro. Cipina l'ha tirato. Comunque, se adesso dire con quello di qui questa puntata, spero sia divertita. Mi raccomando, se volete altre puntate, scrivetelo nei commenti, mettete un bel like, condividete il video con i nostri amici per aiutarmi a crescere. Non so, tutti a comando Wolf, ciao a tutti ragazzoli.